E pensateci che gli americani hanno piantato questa bomba nucleare e secondo voi come mai non l'hanno fatto su Berlino, per esempio, non l'hanno fatto in Germania, ma l'hanno testata proprio in Giappone questa bomba nucleare? Perché erano razzisti, perché le vite dei giapponesi ai tempi valevano di meno di quelle degli occidentali che erano più vicini a loro e quindi, bah, sì, proviamola là. Molto molto brutto, molto molto brutto. C'è anche da dire che gli americani hanno anche fatto delle cose bruttissime negli Stati Uniti nei confronti giapponesi, hanno avuto proprio dei veri e propri campi di concentramento dove internavano i giapponesi re di essere possibili terroristi. Giapponesi che magari vivevano lì da 100 anni e via nel campo di concentramento. Quindi pillole, pillole di storia, così. Non mi pare. Invece, controlla, controlla, perché davvero gli americani hanno fatto questo. E mi sa che hanno anche pagato Mendel, non vorrei dire corbellerie, per sapere che cosa aveva scoperto dagli esperimenti che faceva sugli umani. Dopo che davi fuoco a un umano, cosa succede? Mendel era forse quello dei fagioli. Mengele, sì, Mengele, scusatemi. Mi confondo sempre fra quei due. Vabbè. Dei piselli, vabbè, mi confondo sempre fra fagioli e piselli, ragazzi. Baciami, stupido! Jokes, grazie mille per il subscribe. E poi era Mendeleev. Comunque, ragazzi, chiacchierando, quante cose abbiamo imparato insieme? Io da voi e voi da me, magari qualcuno. Rakan a me dice due cose: Alistar e mi dice Morgana. Mi dice anche Blitzcrank, ma non per forza. Ari mi dice. Mi fa cringiare, Ari. Potrei andare di Blitzcrank, Alistar non mi fa impazzire. Loro potrebbero andare di Xayah Rakan. A quel punto Alistar sarebbe più forte. Alistar è molto forte con Galio, c'è da dire questo. Ragazzi, era un po' che non lo giocavamo, ma in realtà potremmo giocare anche Braum, ma non è forte con Do you play Engager? Se lui gioca un Engager, io gioco Braum. Allora, giochiamo Braum. I prefer Braum. But Ali was good with Galio, that's why I ask if you get something that goes in. Poppy maybe can be great versus them. Bella la Machatox. Ma invece vorresti provare un esperimento contrario? Io ho solo 34 anni. Ti Sì. piacerebbe coacciare un boomer per testare l'elasticità della mia mente? Sono un perfetto bronzo 4 da 2 season. Matte, va bene, però io ti posso dire che se dobbiamo cacciare un boomer lo voglio over 60. Abbiamo qualcuno in chat over 60? Perché anche in quel caso mi piace fare amicizia con persone strane. Cambiamo le rune, prendiamo attack speed, armatura, armatura. Va bene. Sì, va bene, armatura, armatura, crescita eccessiva va bene. Magic Sauce va bene, va bene. Belancillotto. C'è anche da dire che la Germania si trovava tra paesi alleati agli USA e quindi potevano provocare danni anche a loro. Poi non l'hanno buttata in Germania, secondo me, anche per mostrare ai tedeschi la potenza di fuoco degli USA. Baciami, stupido! Ancelotto però l'hanno buttata dopo la bomba nucleare. Se non sbaglio nel 46 l'hanno buttata e che anche coincide con la fine della guerra. Ma non vorrei dirti una cazzata perché la guerra pensavo fosse finita nel 45. Seconda guerra mondiale, bomba nucleare. Bomba nucleare 6 agosto del 45. Infatti, infatti. Era giusto, era giusto, era giusto. Però pensavo fosse avvenuto dopo che hanno preso Berlino, ma comunque
finisce con Hiroshima. Bello pallone minore di 3. Bella Palixanders. 6 agosto del 45. Sei pronto a staccare alle 4:30? Perché Leonardo? Allora. Ti voglio bene, Paolino, per migliorarmi. Bella MC, grazie per i 7 mesi. Ho 17 anni, peso 124 kg, sono pelato e dormo. Ok. No, ho letto tutto, King. In base a cosa decidi, il champion da bannare, di solito banno quelli più broken. Ci teniti prima una brava persona, ci chiedi sempre il nostro parere, ti interessava? Non ho letto. Scusa la domanda, hai visto cosa ha fatto Gratteri? Tenerebbe parlare brevemente. Da calabrese... no, non riesco a leggere, non so perché. Scrivete di meno. Ciao Gaz, anch'io ti amo. Grazie, gentilissimo. Prego. Come al solito. In realtà lo sai che fa bene il caffè? Non troppo. Uno al giorno penso faccia bene. Io giocherei Gian in un game del genere. Però vorrei avere il loro support. Mi ha portato un caffè il buon Matteo. Amaro sì, zuccherato no. Io lo bevo senza zucchero. Mi hanno istruito così, mi ha detto Paolo, inizia a berlo senza zucchero così ti abitui bene e poi non ne hai più bisogno. Ho seguito il consiglio di un amico e l'ho fatto. Amaro come la vita, bravo, mi lo dice ogni due secondi sta cosa. Allora, mi piacerebbe tantissimo giocare Giando contro questi due, però contro gli altri non mi fa impazzire. Brown non mi piace, Alistair non mi piace. Morgana non mi piace. Finisce con la bomba nucleare il 9 agosto. L'iPhone ha assolutamente ragione. Non so ragazzi, prendiamo Gianna, giochiamo a ragazza madre o aggressivo. Buongiornissimo. Caffè. La giochiamo Gianno, però mi tengo l'exhaust. Voglio curarmi, va bene. Armatura, va bene armatura. Bruciare va bene. Exus me lo tengo per Tristana che lo countero. Gianno. Non so di giocare di Locket perché loro hanno due tank, quindi di conseguenza è molto molto più forte quello che dà le cure. Shaco mi potrebbe effettivamente killare, ma non viviamo nella paura della morte, perché tanto prima o poi moriremo, quindi sti cazzi alla morte. Chissà che deve essere figo morire. Ci pensi che figata? Tipo, ora sto morendo, cazzo. Solo che poi non è che rivivi come nei videogiochi. Ok. No, deve essere una cosa che tipo fai una sola volta nella vita, capito ragazzi? Deve essere una cosa incredibile. Exclusive. Cioè lo fai solamente una volta. È come quando nasci, lo fai solamente una volta. Quindi deve essere fighissimo. Non voglio dire che vi dovete ammazzare adesso. Dico solamente che quando succederà sarà strano. 30 secondi alla generazione nemica. Allora, e startiamo di tornado di W. Immagino di tornado perché via da là. Immagino di tornado perché tu hai comprato gli oggetti ma non sei uscito dalla base. Benissimo. Mettiamo di tornado e vorrei provare quando a prendere. Quando nasci la prima cosa che fai è piangere. Quando vuoi la prima cosa che fai è piangere. Per ridere. Forza. Forza? No? Certo. Forse dici. Ah, finalmente. C'è chi muore col sorriso. Di sicuro ti fanno guardare il cielo, ti fanno guardare queste cose. Mi viene da piangere, ci penso, non mi viene da ridere però. Che vuol dire ti fanno guardare il cielo? Tipo quando stai morendo ti portano. Ti dicono guarda il cielo. Ah, sì.
E che dicono? Cosa stai provando? Spero di no. Oh, non penso che mentre muori penso tutte queste cose. Muori e basta. Ma dipende da come muori, no? Sento freddo, sento caldo, sento il sangue, deve essere una figata. Cioè, no. Che cazzo di fai il like? Ah no, c'ho ragione Kha'Zix, scusa. Bye Bazzoz. Avevamo un po' di stati, dai, stavamo pensando a alla morte. Adesso pensiamo al game. Effettivamente Shoko Book anche al 2. Squalida come cosa, ma la fa. Ciao Paolo, off stream giochi ad altri videogames. Se sì, quali? Comunque, grazie per le stream, ti vogliono bene, Grave Stella, Grave Lago. Vita mia, anch'io ti voglio bene, ma purtroppo non sto giocando a nulla. Ho avuto la voglia di ricominciare a giocare a qualcosina, sai? A FIFA. Non perdo mai un trade io. Aia, l'è morto. Non muore Kha'Zix, secondo me. Ah, mi sono fatto un estratto. Qua la differenza tra quando sono concentrato e quando lo sono è abissale. Cioè divento proprio un'altra, una macchina, una piccola macchina da guerra. Tipo, guarda questi tornati, sono bellissimi. Non devo trattare con te stana, ma va bene, va. Il tornado l'abbiamo preso, that's what matter. Ah sì, un tradino così, cari. Allora, come si tradda? Occhio. Allora qui c'è un back da fare che è... però la wave è messa troppo di merda. I pazzi di merda o psicopatici di Shoko Play. Se muore a rido, guarda. Te lo sbatti anche al cazzo. Shoko Player, i più pazzi, i più isterici Katarina, i più permalosi Riven, il più sadomaso Yasuo. Questa è la mia lettura psicologica dei campioni. Guarda, oh. I single player allora non li devo... Sono pazzi, ma tipo sono rockettari. Loro gli piace il rock. Gli piace il rock allora. E i Garen...
I Garen sono quelli che si fanno i cazzi loro, semplicemente. Sono i più equilibrati, i Garen player. Loro si fanno i... Che palle, perché... Guarda tu, guarda. C'è la piccola possibilità che si imbocca. Ma stai intanto? Non mi sembra... Oh, sono un po' distratto, ragazzi, la minimap. Devo scudarmi? Mi scudo che poi ci moriamo, eh. Muoio da Galio. Che sfiga, Dio santissimo. Oh. Vabbè, no, ma stiamo giocando male, ragazzi. Giochi male quando perdi il focus e non sai dove sono i nemici. Ma non ci vuole un cazzo a vincere a stella, ragazzi. Sono tutti più scarsi della versione di me forte. Avete capito quello che ho detto? Sono tutti più scarsi di Paolo Forte. Devo essere solamente Paolo Forte. Non devo essere Paolo Debole. Allora, andiamo mid lane. Che poi avrò un value della madonna questo game. La lane phase sapevo che perdevamo, ma non così tanto. Scherzo. Dai. Ho detto che sono migliore di Le persone si offendono, eh. A parte che sente anche lo streaming, è stupido se lo dice a voce bassa. Non ti sto vicino, sento. Mamma mia. Però è un brutto matchup, eh. Ma noi lo prendiamo con... Aia. Hai intanto. Non me ne fotto degli altri. No, no, ma te, ma te. È riuscito a scuotere la torre. Fatti almeno toccare. Avancuppa. C'è Shaco. C'è Shaco, l'hai capito? Non c'è Shaco. È midlane. È midlane. È vivo? Non posso prendere questa. Vabbè, 60 gold me li faccio. Manco i gold mi sto facendo. Focussato. Adesso vi faccio vedere che non muoio più tutta la partita. E voi direte, ma Paolo è impossibile. Il cazzo in un panino. Loro non sanno il meno del cazzo in un panino. Tuo padre. Quando ti sto vicino sento. Allora, frizziamola. Ah. Ah. Come devo regolare? Mi posso curare da qualche parte? Qua arriva ciò che mi dava. Poi
Volevo che morisse, cazzo. Siccome la carifo... Quella c'è ancora la ultima. Quelli muoiono entrambi. Ah! Vinciamo? Va benissimo così. Abbiamo preso la torre top, vai. Prendiamo la torre bot. Sono al drago loro. Benissimo. Cosa devo fare? Devo andare mid lane. Posso passare da qua? Ovviamente sì. Benissimo. E abbiamo stoppato quella merda. Quella va via. Io potrei ricollare solamente per la vision. No, rimaniamo in mid lane. Ci dovrebbe essere Psychic qua, Shaco. Soldi, vai, 60 gold, buttali via. Quello mi può uccidere? No. Benissimo. Come vi sembra cambiato il gameplay? Siete sinceri, vi sembra più pulito? Eravamo 0-3-0 quando abbiamo detto ora non moriamo più. Paolone, come stai oggi? Come procede il game? Una bomba. Sono King. Fieric, Fieric, Polis. Anch'io gioco da support. Grande, King. I fan di Fieric secondo me sono grandi mematori. Benissimo. Ciao Paolo, sei proprio bello. No, tu sei più bello. Molto più bello. Bella trash behind you, cazzini, per i due mesi in secondo è più importante. Devo dire una cosa, adesso io passerò questa resina sulle bottiglie. Puzza. Poi, un poco, però non tantissimo. Poi lascerò le bottiglie ad asciugare qua. Questo vuol dire che non le devi toccare assolutamente. Benissimo. Per nessun motivo, perché se tu le tocchi le rovini. Per 24 ore, capito? Ti ricordi? Sì, godo, godo, godo! Godo! Sì, godo, 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 godo! Meglio di voi, meglio di voi, meglio di voi! Meglio di voi! Sì, sono competitivo con la merda, sì! Sì, sì. Paolo, ma che cosa è successo? Allora, niente ragazzi, che cosa è successo? Si è posseduto. Paolo, ma hai detto le cose orribili. Ma che stai dicendo, ragazzi?
Dai, state scherzando. Ops. Meglio di voi! Tuo padre! Oh, la prima volta che faccio un po' il tracotante muoio, vi sembra giusto? 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 A me no! A me no, ragazzi! A me no! Vi sembra giusto che la vita vi punisca per ogni singolo errore che fate? Indipendentemente dal fatto che sia giusto o meno, la vita lo fa, ti colpisce ogni volta che la colpisci. La resina. No, ma ragazzi, ma non sono morto in me, sono morto in sé. Becca di stato PV. Qua c'è Shaco, qui c'è qualcuno. Sputo quella merda, Karma. Hai paura di morire, bastardo. Col cazzo che muoio, merda. Ma va a cagare, va. No, scusami, scusami, ma mica è quella la persona, col player. Figurati, spero che tu vivi fino a 1000 anni in felicità. Ti auguro il meglio, King. Ce l'avevo con Nail. Cazzo! Arrivo. Oh, W. Allora, giampa, se hai il coraggio, giampa. No, non adesso, prima! È tutta una questione di tempo. A volte basta un secondo per morire. Non c'è il DPS. Sei anche molto arrogante del posto. Giochiamo per questo. We can win. Ragazzi, volete di nuovo che non muoia più? Volete sinceramente che io mi impegni per non morire e per vincere il game? Ma la domanda che vi pongo è: non avete paura? Quando mi vedete al massimo della mia forma, non avete paura di ciò che sono? Per me è terrificante, ragazzi. Per me è veramente... È inquietante la skill, il calibro. Per me è terrificante, signore e signori. Guarda cosa è tornato. Predicto il posizionamento del carry nemico nel giro di 7 secondi. Quel minion era il carry nemico ed è morto. Oh, che bel push. Qui ce n'è uno, 13 a 1. Non ne sbaglio una. Qui c'è un altro, dice due. Come al solito sono il numero uno. Tuo padre. Ragazzi, siete veramente arroganti. Ragazzi, dai, per favore. Ma non vedete che artista avete davanti? Spale, scusami Spale, parlo con te perché la donazione era la tua. Non capisci che arte,
Che arte stai visionando? Stai visionando? Ragazzi, adesso rispondetemi. Ardent Sensor o l'item che dà ability power? Cosa buildereste in questo game? L'arte che stai visionando. L'arte che stai visionando? Ragazzi, era l'Ardent. Spero che non abbiate risposto male. Ora qua c'è... Che sono simpatici questi avversari. Io ho proprio levati dalla combo, hai visto? Brutta, eh? Ma devo salvare l'amica Kaisa King. I did it for Kaisa King. By the way, was fun to watch. Gli ho mollato Nexus a testa che ancora se lo ricorda. Train a row, non è un caso, vi dico io che non è un caso, il cannone taglia la barba con un prodotto pro raso, e viva quell'azienda, e viva la mia ammenda, che faccio... Stamattina ho fatto un esame di fisica, dopo pranzo ho provato a dormire per recuperare energie, ora sono nudo sotto le coperte che ti guardo e non ho dormito, cosa è andato storto secondo te? Perché sei nudo?